Buonasera a tutti, questo è il secondo incontro nell'ambito di LUCS, l'Università della Conoscenza. Stiamo parlando di introduzione alla teosofia. Sono Antonio Girardi, segretario generale della Società Teosofica Italiana. Nell'arco di questa serata riprenderemo innanzitutto alcuni concetti che abbiamo esplicitato, di cui abbiamo parlato la volta precedente. C'erano anche un paio di domande che erano rimaste inevase, quindi nel corso della serata sicuramente darò risposta anche a queste e naturalmente questa sera cercheremo di capire un po' di più di quella che è la visione della realtà, la visione del mondo e la visione dell'essere umano dal punto di vista della teosofia e naturalmente anche dal punto di vista della società teosofica, che è questa associazione internazionale che dal 1875 ad oggi si è dato come compito proprio di essere testimone della teosofia in epoca moderna ed in epoca contemporanea. E partirei da un brevissimo sunto di quello che abbiamo detto la volta precedente. Innanzitutto abbiamo dato una spiegazione della parola teosofia, che significa letteralmente sapienza divina. Quindi il riferimento dal punto di vista della sapienza divina, dal punto di vista della teosofia, è a un'eterna saggezza che accompagna, che ha accompagnato e accompagna la storia dell'umanità fin dal suo inizio ad oggi, incarnandosi, diciamo, in esseri umani, i quali hanno una fortissima motivazione a cercare di comprendere non tanto la realtà o solo la realtà percepita dai sensi, quanto piuttosto di cercare nella realtà quelle leggi universali che permettono naturalmente all'essere umano di interpretarla in un modo corretto che va al di là appunto di quello che è la percezione dei sensi. In questo senso abbiamo messo subito sul tappeto un concetto fondamentale che è il concetto di unità della vita. Quindi dal punto di vista teosofico ci sono alcuni principi che vanno tenuti presente fin dalla partenza, diciamo, di un'indagine che voglia essere almeno un po' conoscitiva della teosofia. Infatti, questo concetto dell'unità della vita presuppone il fatto di avere una visione, diciamo, dell'universo, che è comunque una visione unitaria. E questo universo, dal punto di vista della teosofia, è un universo che comunica in ogni sua parte. Quindi c'è una stretta correlazione tra il microcosmo ed il macrocosmo, e naturalmente qualsiasi azione, qualsiasi riflesso che possa esserci su un piano si riverbera naturalmente anche sugli altri. Questo apre un aspetto estremamente interessante anche dal punto di vista etico, perché ogni essere umano alla fine diventa certamente responsabile, almeno in parte, diciamo, delle sue azioni. Abbiamo anche accennato che questo equilibrio cosmico si ricollega al concetto di karma, di questa legge universale, che non è una legge meramente retributiva nel senso che è una legge che punisce o che premia, diciamo, ma che è proprio la legge che garantisce questo equilibrio cosmico. Abbiamo anche visto che questo concetto di unità della vita si riflette anche negli scopi della società teosofica. Il primo scopo della società teosofica è quello della fratellanza universale senza distinzioni. E proprio questo scopo sta a significare non soltanto, diciamo, il fatto che gli esseri umani tra di loro, dal punto di vista teosofico, vengono visti da un punto di vista assolutamente paritario, quindi come testimoni di un piano di coscienza, e quindi naturalmente, dal punto di vista teosofico, gli esseri umani attraverso una sana e positiva relazione hanno la possibilità di meglio comprendere la vita,
di collaborare, di rispettare il pianeta, di portare avanti quindi un'azione di equilibrio che è un'azione sia a livello individuale sia a livello collettivo e che naturalmente si riflette a livello generale sul pianeta, ma anche avendo questa interrelazione fra tutti gli elementi, naturalmente questo è importante dal punto di vista teosofico anche per l'universo intero, è importante anche per il cosmo intero. Anche il secondo scopo della società teosofica ha a che fare con questo concetto di unità della vita, nel momento in cui viene affermato il principio dello studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Quindi, dal punto di vista teosofico, il sapere viene visto come un qualche cosa di unitario e quindi l'indagine teosofica è soprattutto un'indagine che mira ad individuare, a studiare, ad approfondire quelle che sono le leggi universali. E queste leggi naturalmente universali sono lì a significare che la religione, la filosofia, la scienza non vengono visti come degli elementi isolati dal contesto, ma vengono visti come degli insiemi che si relazionano con il tutto e quindi anche dal punto di vista dello studio, per esempio, del pensiero religioso. L'indagine teosofica mira ad individuare all'interno delle diverse tradizioni religiose quelli che sono i principi universali, in cui si riflettono queste leggi universali e che sono proprie di tutte le religioni. Naturalmente, la volta scorsa, una delle domande che erano rimaste, diciamo, inevase, era quella che riguardava, ma in fondo allora di cosa si occupa, diciamo, la società teosofica? Allora, prima di dire di cosa si occupa la società teosofica, metterei in campo anche il terzo scopo della società teosofica, che è relativo allo sviluppo delle facoltà latenti nell'uomo. E naturalmente abbiamo subito sottolineato la volta scorsa che queste facoltà latenti nell'uomo sono viste dal punto di vista evolutivo, quindi sono viste dal punto di vista spirituale. Quindi l'obiettivo, diciamo, dell'evoluzione, della presa di coscienza evolutiva dell'essere umano dal punto di vista teosofico non è di tipo egoistico, non è quindi collegata al piccolo io della personalità, quindi nel nostro io che ho definito anche la volta scorsa curriculare, cioè siamo un'accumulazione di esperienze, un'accumulazione di dichiarazioni, un'accumulazione di titoli e così via, ma non è questo che naturalmente rappresenta l'essere umano, perché l'essere umano ha sicuramente delle facoltà spirituali, quindi ha una grande potenzialità. Se il principio è quello dell'unità della vita, significa che tra l'anima universale, diciamo, e l'anima individuale c'è una stretta relazione, sono fatti della stessa sostanza. E quindi ecco che l'essere umano ha questa possibilità di mettersi sostanzialmente in contatto con questa grande dimensione. E chiaramente l'azione della società teosofica è stata un'azione conseguente a tutto questo, quindi storicamente direi che ha promosso prima di tutto la creazione di un ponte tra l'Oriente e l'Occidente. Quindi si è data molto da fare la società teosofica in Oriente, prima di tutto perché naturalmente, sia nell'ambito della tradizione induista che di quella buddista, ci fosse una presa di coscienza di quanto importante fossero queste tradizioni. Ed ecco allora che naturalmente la società teosofica ha molto lavorato in questo senso. Il primo presidente internazionale della società teosofica, il colonnello Olcott, si è fatto promotore all'interno di quelle che erano le diverse correnti buddiste della redazione di un vero e proprio, diciamo, tra virgolette, catechismo buddista in cui tutte le diverse componenti si riconoscessero in una serie di principi che naturalmente le affratellava e le metteva tutte in comune. Questo è stato un lavoro molto importante, molto positivo, che ha avuto naturalmente anche molto successo, che ha avuto anche, direi, decisamente riconoscimenti. Però al di là di questa presa di coscienza, penso a Gandhi, naturalmente, che lui stesso ha detto anche ripetutamente che la sua presa di coscienza sull'importanza delle tradizioni antiche dell'India le ha fatte proprio attraverso, diciamo,
la vicinanza, la conoscenza, la relazione con dei teosofi che naturalmente glielo avevano fatto capire. Però al di là, diciamo, di questa consapevolezza, certamente la società teosofica è stata importante per creare un ponte tra l'Oriente e l'Occidente. Non perché ci fosse o ci sia un primato dell'Oriente o un primato dell'Occidente, ma perché era molto importante dal punto di vista teosofico che le antiche tradizioni religiose potessero naturalmente aprire dei canali di comunicazione, di confronto, di comparazione, ma anche di relazione con quelli che sono stati poi i pensieri religiosi che hanno caratterizzato la storia passata e naturalmente anche il presente del mondo occidentale. Questa è stata una delle cose. Naturalmente dobbiamo considerare che ci sono stati dei teosofi che molto hanno influenzato nel campo delle arti, delle scienze, delle lettere. E quindi anche in Italia abbiamo speso, diciamo, due nomi. Quello di Maria Montessori, la grande pedagogista iscritta alla società teosofica appena diventata maggiorenne e che è stata iscritta alla società teosofica fino al 1952, l'anno della sua morte, soggiornando per lunghi anni, per 7 anni, al quartier generale di Adyar in India della società teosofica, cosa che ha permesso naturalmente a Montessori di diffondere il suo metodo su tutto il subcontinente, diciamo, indiano, dove ancora oggi noi stessi della Società Teosofica Italiana sosteniamo una serie di esperienze scolastiche, diciamo, con delle scuole Montessori in India e in Pakistan, e naturalmente questo è stato possibile per la Montessori proprio perché era teosofa e perché ha vissuto l'ambiente della Società Teosofica. L'altro nome che abbiamo citato è stato il fondatore della psicologia transpersonale, Roberto Assaggioli, anch'esso che è stato un importante esponente della società teosofica, in questo caso diciamo italiana, ma poi dal punto di vista dell'arte possiamo pensare a Kandinsky, possiamo pensare a Mondrian, possiamo pensare a un grande musicista come Scriabin, possiamo pensare a grandi architetti come Claude Bragdon, che era anche, diciamo, matematico, e insomma è un lungo elenco e non staremo qui questa sera certamente ad occuparci di questo. L'altra domanda che era rimasta sospesa in evasa aveva a che fare con la visione del divino dal punto di vista teosofico. Allora questo ci dà l'occasione, ci dà l'opportunità di iniziare una breve riflessione sulla costituzione dell'uomo, perché io credo che quando gli esseri umani cominciano a dubitare della percezione dei sensi e cominciano anche a dubitare delle descrizioni del mondo che gli vengono molte volte date in modo preconfezionato, credo che questi esseri umani, quindi tutti noi, ci mettiamo a riflettere potentemente su cosa siamo noi e naturalmente su che cosa sono gli altri. Uno degli aspetti che viene visto qualche volta con difficoltà, per quanto riguarda lo studio, diciamo così, della teosofia è che si usano, molte volte dei termini che sono termini sostanzialmente del sanscrito, diciamo. Però vorrei spezzare una lancia a favore dell'uso di alcuni di questi termini, perché vedete, il linguaggio, il nostro linguaggio, nel tempo via via ha perso alcuni pezzi e quindi la lingua che parliamo oggi è una lingua molto più povera rispetto a quelle precedenti. Pensiamo al rapporto naturalmente tra il latino e la nostra lingua italiana, in particolar modo quella moderna, naturalmente, perché se uno legge i romanzi di Gadda oggi, voglio dire, credo che abbia bisogno del vocabolario. Tanto era, diciamo, la ricchezza lessicale di linguaggio che usava l'ingegner Gadda.
Però certamente dobbiamo considerare che noi utilizziamo un linguaggio, ma che ci sono linguaggi, ho fatto l'esempio del latino, ovviamente tornando indietro non posso che citare anche il greco e andando ancora più indietro non posso che citare anche il sanscrito. Perché questi linguaggi hanno un enorme potere di sintesi e quindi attraverso una parola, diciamo, esprimono un concetto che molte volte nelle lingue moderne hanno, questo concetto ha bisogno di molte parole per essere descritto. Quindi vale la pena qualche volta di utilizzare questi termini, questi linguaggi che hanno a che fare con il sanscrito. Vorrei sottolineare per esempio un aspetto molto semplice. Noi oggi che finalmente vediamo una vera rinascita di quella che potremmo definire la parità di genere fra il maschile e il femminile, molte volte ci troviamo di fronte alla necessità di esprimere delle parole che siano sintesi del maschile e del femminile, cioè ricomprendano tutti e due i generi. Una volta naturalmente c'era il neutro a disposizione per fare questo, l'abbiamo perso naturalmente per strada. Un altro esempio che potremmo fare è che, sempre riguardo alle lingue antiche, voi capite che per esempio abbiamo perduto un sacco di tempi verbali e naturalmente li abbiamo perduti anche nella stessa lingua italiana. In più abbiamo fatto anche altre operazioni molto particolari, per esempio quello di sostantivare l'infinito, che nelle lingue antiche non solo era il padre, diciamo, di tutti i tempi verbali, ma la faccenda non era solo di tipo pratico, era anche di tipo simbolico. Mentre noi oggi, voglio dire, l'infinito lo abbiamo sostantivato. Quindi voi capite che poi c'è una stretta connessione tra il linguaggio, i valori di una società e il modo di vivere. Quindi, dal punto di vista della descrizione dell'essere umano, questa sera ricorreremo anche, naturalmente dando le dovute spiegazioni, ma anche a qualche termine sanscrito. Nella letteratura teosofica delle origini, penso quindi soprattutto ai libri di Madame Blavatsky, e penso però per esempio anche ai libri di Sinnet, questo giornalista che ha scritto libri molto importanti come per esempio il buddismo esoterico ed altri. E lì in questa, diciamo, descrizione della teosofia moderna, in questi testi troviamo una costituzione settenaria dell'essere umano. Quindi l'essere umano viene convenzionalmente, diciamo, suddiviso, l'essere umano nella sua unità, si riscontrano sette elementi, che poi questi sette elementi si dividono a loro volta ciascuno in altri sette elementi. Ma noi ci limiteremo, ovviamente, siamo all'introduzione, diciamo, alla teosofia, ci limiteremo alla descrizione settenaria dell'essere umano. È chiaro che dal punto di vista teosofico dobbiamo stare attenti perché la teosofia non è fatta di un insieme di schemi, di leggi, diciamo, che poi uno impara a memoria, scimmiotta e ripete, non, nulla di tutto questo. Specialmente Madame Blavatsky ha sempre sottolineato un aspetto, e cioè lei diceva molto spesso alle persone che gli stavano attorno: io metto a disposizione dei materiali di studio, nel caso di Blavatsky assolutamente imponenti, perché basti pensare che l'Eliside svelata è di migliaia di pagine. I due volumi originari che oggi vengono pubblicati, per esempio in italiano, in otto volumi della dottrina segreta, anche lì sono centinaia e centinaia di pagine. E naturalmente, però, Blavatsky diceva: io vi metto a disposizione questi materiali, che cosa dovete fare voi? Voi ovviamente dovete confrontarvi con questi materiali, dovete in un certo senso farli vostri, ma non attraverso lo scimmiottamento, diciamo, razionale dei materiali stessi, ma attraverso l'indagine, attraverso lo studio,
attraverso la sperimentazione nella vostra vita. Allora poi, se alla fine di questa indagine, di questa condivisione, di questo studio, voi arriverete alla conclusione che quelli sono materiali validi, allora saranno sicuramente validi per voi. Ma potete arrivare tranquillamente anche a delle conclusioni opposte e non per questo sarete, diciamo, meno teosofi degni di appartenere alla società teosofica. Quindi questa sottolineatura che faceva Blavatsky la faccio anch'io, diciamo, questa sera, necessariamente. Torniamo allora a questo nostro schema settenario, che ci serve per aprirci poi a tre considerazioni. Allora, indubbiamente noi esseri umani abbiamo un corpo fisico, e in sanscrito rupa. E questo corpo fisico molte volte viene sottovalutato dall'essere umano, sembrerebbe quasi, essendoci poi, diciamo, una serie di tanti altri aspetti che andremo a vedere stasera sul piano astrale, sul piano mentale, sul piano intuitivo, sul piano spirituale, sembrerebbe che questo corpo fisico, voglio dire, non abbia molta importanza. E invece non è così. Dal punto di vista teosofico, rupa, il corpo fisico ha una grande importanza, per alcuni motivi semplicissimi che possiamo tutti comprendere, tutti far proprio. Prima di tutto, questo corpo fisico è il veicolo che ci permette naturalmente di muoverci in questo trimundo, in questa dimensione. Quindi è uno strumento importantissimo, prezioso. Non solo, ma il fatto di essere vivi e di muoverci in questo trimundo presuppone milioni e milioni di anni di evoluzione e presuppone milioni e milioni di meccanismi chimici, biochimici e di tutti i tipi che fanno sì che questo benedetto essere umano abbia questo corpo e, se il corpo è sano, può muoversi, diciamo, tranquillamente in questo trimundio. E naturalmente noi prendiamo coscienza del nostro corpo fisico soprattutto quando poi non abbiamo più la salute e ci rendiamo conto di quanto prezioso sia questo strumento. Quindi, dal punto di vista teosofico, il corpo fisico è molto importante. Ovviamente, come dire, dobbiamo sempre tenere, quando parliamo di queste cose, come sottofondo, naturalmente, questa legge del karma, questo concetto di karma e questo concetto di evoluzione. Quindi, nello spazio-tempo, ciascun essere umano sviluppa esperienze, sviluppa conoscenze, sviluppa, diciamo, azioni, sviluppa agire, e tutto questo è un sistema, diciamo, complesso ed è un sistema assolutamente in risonanza. Quindi c'è un grande rispetto, diciamo, per il corpo e naturalmente appare evidente che determinati comportamenti, questo vale naturalmente per tutti quelli che vengono definiti i veicoli densi, e mi riferisco quindi all'aspetto che ha a che fare con il corpo fisico, ma anche all'aspetto che ha a che fare con i corpi emotivi, e anche con gli aspetti che riguardano i corpi mentali, soprattutto i corpi mentali, definiamoli inferiori, intendendo con questo che sono quelli che potremmo sintetizzare in questo adagio, e cioè che hanno a che fare con il numero, pondere et mensura, quindi quella mente che classifica, la mente che accumula, la mente che ricorda. Ecco, questo naturalmente, questo tipo di mente, le emozioni e il corpo fisico, è molto importante che l'essere umano, attraverso i suoi comportamenti, abbia cura, diciamo, del benessere, della purezza e dell'equilibrio di questi corpi. Questo ha a che fare con il nostro quotidiano, ha a che fare con il nostro tipo di alimentazione, ha a che fare con il nostro tipo di pensiero, perché naturalmente dobbiamo tenere presente che una delle indagini, diciamo, più importanti che il movimento teosofico, diciamo, ha fatto in epoca moderna è
è proprio quello che riguarda il funzionamento, diciamo, della mente. E faccio un esempio molto concreto, per esempio il concetto di forme pensiero. Questo concetto di forme pensiero, cioè questo concetto che oggi è assolutamente scontato, ma certamente non lo era né nell'Ottocento né all'inizio del Novecento, ci dice che attraverso il nostro pensiero noi ovviamente attraiamo situazioni positive o situazioni negative anche, non solo, ma anche in relazione naturalmente a quello che noi sentiamo, a quello che noi pensiamo. Questo lo possiamo tranquillamente sperimentare direttamente. Ogni mattina quando usciamo e andiamo per strada, se andiamo in una strada affollata, se noi facciamo un pensiero di richiamo, per esempio, il più semplice di tutti è attraverso una unità cromatica, e quindi desideriamo, diciamo, esprimiamo la volontà di vedere il colore rosso piuttosto che il verde, piuttosto che il blu, noi continueremo a vedere con molta facilità, diciamo, in prevalenza questi colori di cui noi abbiamo emesso, diciamo, un pensiero di richiamo. Se l'esempio non vi convince, ve ne faccio un altro. Nel momento in cui ciascuno di noi decidesse di cambiare la propria automobile, di acquistare una propria automobile diversa da quella precedente, si accorgerà che comincerà a vedere, girando per le strade, prima di perfezionare, diciamo, ma anche subito dopo aver perfezionato il suo acquisto, comincerà a vedere automobili di quel tipo. Perché la mente è un sistema esperto e quindi in sostanza l'essere umano, attraverso i suoi pensieri di richiamo, poi nell'osservazione della realtà va a cogliere proprio quelli che sono le conseguenze, diciamo, gli effetti dei suoi pensieri di richiamo. Voi, finché parliamo di un'automobile da acquistare o di un colore, di una vibrazione cromatica da individuare, diciamo, è tutto semplice, è tutto bello, ma dobbiamo stressarlo un po' questo concetto. Questo significa che se noi cominciamo a formulare dei pensieri negativi, noi cominceremo a vedere nella realtà questo negativo. Ecco perché gli esoteristi dicono, esprimono sempre due grandi concetti. Uno, che bisogna essere buoni. E quindi cosa vuol dire essere buoni? Vuol dire cercare di superare naturalmente il dualismo, la critica, il pensiero negativo. Ovviamente, una volta superato questo pensiero negativo, è ovvio che il pensiero positivo può aiutare molto, non solo noi come individui a stare bene, ma può aiutare molto anche l'evoluzione dell'umanità. Perché con il pensiero positivo, e questo lo sanno tutti i venditori, se qualcuno di voi fra quelli che mi ascoltano, ci sono dei venditori, sanno benissimo che quando sono in giornata positiva, in uno stato di grazia, riescono sicuramente, come dire, a condividere le loro conoscenze, il loro, chiamiamolo, potere con la P minuscola, voglio dire, personale, ed essere assai più convincenti di quando invece non sono così, e nei loro corsi di formazione, quando le aziende fanno i corsi di formazione su questi temi, magari suggeriscono, se la giornata è negativa, neanche, diciamo, di impiegare tante energie, perché naturalmente il risultato troverebbe difficoltà ad essere conseguito. Torniamo però naturalmente da dove siamo partiti, e abbiamo parlato del corpo fisico, però abbiamo parlato di sette aspetti della personalità. Ecco. E dal punto di vista teosofico, l'essere umano è portatore, diciamo, di un principio di vitalità che trova la sua espressione in quella che molte volte anche noi, diciamo in epoca contemporanea, chiamiamo l'aspetto pranico, che è l'aspetto energetico, che è l'aspetto che ha a che fare con questo principio di vitalità. Naturalmente non dobbiamo sottostimare anche un terzo punto di fondamentale importanza, e che ha a che fare con quella che potremmo definire una dimensione eterica dell'essere umano,
Cioè l'essere umano non è, come dire, autoreferenziale e chiuso nella sua tomba di materia, ma in realtà ha una forza, ha un'energia che lo collega con il tutto, che lo collega anche con i piani sottili, non soltanto con i piani più grossolani. E da questo punto di vista, naturalmente, specie la teosofia, diciamo, moderna delle origini, parla di linga sharira e parla anche di corpo astrale. Quindi c'è, diciamo, una dimensione, ripeto, per essere chiari, un corpo fisico, un principio vitale, una dimensione eterica ed una dimensione astrale. La dimensione astrale, che ha a che fare anche con il Kamarupa, quindi che ha a che fare anche con l'anima animale, diciamo, dell'essere umano, perché noi siamo il portato di milioni di anni di evoluzione, e quindi naturalmente ci esprimiamo nel Trimundio utilizzando anche molti materiali che hanno avuto una precisa evoluzione, diciamo, prima di noi. E vorrei parlare delle emozioni. Le emozioni sono importantissime, l'equilibrio delle emozioni è fondamentale, perché tra l'altro le emozioni sono legate alla memoria dell'essere umano. Cioè noi pensiamo che la memoria sia un fatto legato alla razionalità, ma non è assolutamente così. La memoria è molto più legata alle emozioni che non alla razionalità, e questo lo possiamo molto semplicemente, attraverso alcuni piccoli esempi, lo possiamo vedere. È più facile ricordarsi un ceffone che abbiamo ricevuto da un maestro piuttosto che una poesia a memoria, magari imparata alle scuole medie o alle scuole medie superiori. Quindi il tema delle emozioni è un tema fondamentale, perché le emozioni tendono molto a moltiplicarsi, hanno, per così dire, anche questo è un aspetto virale di facile moltiplicazione. E quindi è importantissimo essere capaci di emozioni positive, ed è anche altrettanto importante essere in grado di metabolizzare e di gestire quelle che sono anche le emozioni negative. Quindi l'essere umano sostanzialmente si muove nel trimundio con un corpo fisico, con un principio vitale, con una realtà eterica, con un'accumulazione di emozioni, è un corpo astrale, e naturalmente ha anche una mente elaborativa, e questa mente elaborativa ha quantomeno due aspetti, forse ne ha più di due, ma attraverso una semplificazione abbastanza, diciamo, decisa, potremmo dire che c'è una mente concreta, che è quella appunto che fa riferimento a quei tre principi che dicevo, di numero, pondere et mensura, e naturalmente c'è anche una mente astratta, però che è capace di relazionarsi con i modelli, che è capace di relazionarsi con gli archetipi, come Jung ci ha spiegato molto 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 bene. Allora qui il tema diventa questo. L'essere umano può essere capace di mettere in relazione queste parti, diciamo, più dense, più grossolane, che meritano comunque, come abbiamo detto, tutta la nostra attenzione, ma che certo non sono, non rappresentano la totalità dell'essere umano. E, diciamo, quella parte che invece ha a che fare con i modelli, che ha a che fare con gli archetipi, e che naturalmente, e qui introduciamo un ulteriore elemento, che ha a che fare con quello che potremmo definire, utilizzando un termine orientale, Buddhi, quindi il principio dell'anima spirituale, che ha una stretta correlazione con l'intuizione, perché l'essere umano è un essere capace di intuire. Quindi naturalmente non soltanto di dedurre, non soltanto di indagare sperimentalmente, ma anche l'essere umano è capace di una conoscenza intuitiva, sintetica, che arriva per vie misteriose e che è molto complicato, diciamo, da descrivere razionalmente. Ma ciascuno di noi sa, diciamo, così come sa che cos'è il dolce, sa che cos'è il salato, ciascuno di noi sa che
che a volte nella vita ci sono delle possibilità intuitive, ci sono delle intuizioni che ci permettono di capire, di decodificare in via sintetica, diciamo, le situazioni attraverso delle categorie che non sono solo le categorie dell'esperienza, che non sono solo le categorie dell'accumulazione emotiva, che non sono solo le categorie legate al funzionamento della mente concreta. Quindi, dal punto di vista teosofico, l'essere umano è una realtà complessa, è una realtà talmente complessa, diciamo, che ovviamente è necessario all'essere umano una metodica di osservazione della realtà e di se stesso che non si basa sui suoi concetti o sui suoi preconcetti, ma che si basa su un'osservazione neutrale, cioè un'osservazione capace di non emettere dei giudizi, perché attraverso quella che abbiamo definito prima, la legge delle forme pensiero, se noi emettiamo delle forme pensiero di un certo tipo, potremmo tranquillamente trovare tutte le conferme che vogliamo nella realtà, ma non è detto che quella sia la realtà. Ecco perché dal punto di vista teosofico c'è sempre una grandissima, un'enorme prudenza anche quando si indagano i piani sottili o quando naturalmente si ha a che fare con dei fenomeni anche psichici, diciamo, che non sono riconducibili a una descrizione razionale. La prudenza è estrema perché la complessità di questo essere umano, che abbiamo visto finora sei di questi piani, li ripeto, quello fisico, quello che ha a che fare con il principio vitale, quello eterico, quello astrale, quello mentale, quello più propriamente intuitivo e spirituale, che abbiamo definito Buddhi, mentre dal punto di vista della mente, ecco la parola adatta è manas, diciamo, e chiaramente abbiamo visto questa complessità lungo una filiera di sei elementi. L'ipotesi di lavoro, perché così va chiamata teosofica, è che ci sia anche un altro elemento definito Atma, che è sostanzialmente che ha più a che fare direttamente con la realtà spirituale, ma che è un principio in qualche modo che si riferisce a quella che potremmo definire la voce del silenzio, che quindi non può essere descritto razionalmente. E su cui evidentemente il linguaggio non è atto ad esprimere. Quindi c'è questo principio inconoscibile che sta di fatto alla base di tutto. Ma non c'è solo questo, ma c'è un aspetto intuitivo, c'è un aspetto che ha a che fare con gli archetipi, i modelli, c'è una mente concreta, ci sono delle emozioni, c'è un piano eterico, c'è un piano fisico e tutto naturalmente è assolutamente collegato, tutto è degno di attenzione, tutto è degno della massima attenzione e del massimo rispetto. E questo naturalmente riguarda non soltanto noi stessi, ma necessariamente riguarda anche gli altri. Allora qui dobbiamo introdurre un altro concetto che è tipicamente teosofico e che voglio naturalmente condividere, desidero condividere con voi. Questo concetto ha una parola, questa parola è antacarana e sostanzialmente sta a significare che viene attribuito all'essere umano la possibilità di creare un ponte tra quella che è la realtà più grossolana che facciamo su cui, diciamo, con cui facciamo i conti quotidianamente tutti noi, che è quella del corpo, delle emozioni, della mente concreta, e l'altro aspetto, cioè che è quello degli archetipi, che è quello dei modelli, che è quello dell'intuizione. Quindi, dal punto di vista teosofico, l'essere umano ha la possibilità di creare un ponte fra queste due realtà. Questo ponte è estremamente importante ed è estremamente interessante, perché di fatto esistenzialmente collega la dimensione dell'avere alla dimensione dell'essere. È chiaro che questo ponte è un ponte
attraverso il quale noi non possiamo portarci dietro, diciamo, tra virgolette, dei beni materiali, delle accumulazioni. Perché, diciamo, questo è un ponte che ci porta in una dimensione in cui le accumulazioni sul piano dell'avere non hanno una grande importanza. A questo punto vorrei parlarvi, condividendo un concetto che conosciamo assolutamente tutti noi, e mi riferisco al mito della caverna, il mito, diciamo, della caverna, che è un mito presente in varie tradizioni e che platonicamente, diciamo, nei nostri studi, anche se qualcuno ha fatto il liceo, eccetera, è stata data, diciamo, al mito della caverna una certa importanza. Dobbiamo guardare quella che è la simbologia, soprattutto di questo mito della caverna, perché abbiamo alcune immagini successive, quella di questi esseri che sono nella caverna, con un'attenzione, diciamo, rivolta verso l'interno della caverna, al massimo riescono a percepire delle ombre, naturalmente ciascuno, come dire, queste ombre le percepisce, in un modo diverso, in qualche variante orientale. Dentro la caverna c'è anche, diciamo, un elefante che le diverse persone toccano nelle parti diverse e danno naturalmente una spiegazione diversa a seconda di quella che è la loro percezione. Però qual è l'elemento che manca? L'elemento che manca sostanzialmente è la luce. È quello stato di avidia, Madame Blavatsky nella sua Voce del Silenzio. Nel primo dei frammenti di Madame Blavatsky, appunto, che connota questo libro conosciuto come La Voce del Silenzio, appunto, distingue questo primo stadio che è uno stadio di ignoranza, cioè ciascuno di noi è immerso in un mondo di illusione. Ovviamente, l'essere umano ha questa possibilità anche di capire, di percepire al fine che si tratta di un mondo illusorio e anche di capire che alle sue spalle, da qualche altra parte, c'è comunque una fonte di luce, che questa fonte di luce è in grado, diciamo, di modificare la sua percezione della realtà. Quindi l'essere umano, invece di orientarsi verso le ombre, verso l'interno della caverna, ha la possibilità, come dire, di affrancarsi e di uscire dalla caverna e quindi di immergersi in una realtà che è una realtà luminosa. Chiaramente a questo punto però l'essere umano ha due strade davanti a sé. E queste due strade sono: bene, mi sono liberato, sono andato oltre a tutte le illusioni e a questo punto me la godo perché finalmente mi sono affrancato da tutte le illusioni. E questa naturalmente è sicuramente una possibilità. Ma c'è un'altra possibilità che è quella invece, come dire, di tornare dentro alla caverna, per condividere con le persone che sono ancora all'interno della caverna una diversa visione del mondo e per aiutarle anche in qualche modo ad uscire da quello stato e a diventare a loro volta capaci di comprendere che c'è una realtà diversa, una realtà luminosa che ci permette di vedere la realtà in tutt'altro modo. Questo dal punto di vista buddistico è poi il concetto di Bodhisattva, quindi un essere si affranca dalle illusioni, per così dire si illumina, a quel punto c'ha due possibilità, dice: beh, io basto a me stesso, adesso arrangiatevi, oppure invece c'è questa possibilità tipica appunto del Bodhisattva di continuare a vivere a beneficio di tutti gli esseri in questa realtà. È un concetto veramente importante, veramente grande. E questo mito della caverna, nella tradizione del buddismo,
soprattutto del buddismo zen, ha avuto una variante estremamente interessante, che è quello della caccia al toro. Ci sono delle rappresentazioni di questa caccia al toro che possiamo collegare direttamente anche al mito della caverna, dal punto di vista concettuale, che sostanzialmente suona così. Innanzitutto precisiamo subito che il toro è la saggezza, il toro è la sapienza. Questa caccia al toro viene rappresentata in una serie di formelle in cui, sostanzialmente in quella iniziale, si vede un essere umano smarrito in una realtà in mezzo alla natura che si guarda intorno e naturalmente cerca qualcosa, capisce che non è quella, siamo tutti noi sostanzialmente poi, capisce che quella non è, che c'è anche qualcos'altro, che ci può essere qualcos'altro, che può esserci un diverso stato di coscienza. E naturalmente si guarda attorno. E poco per volta comincia attraverso l'osservazione, e questo è un elemento estremamente importante anche dal punto di vista teosofico, poi all'osservazione viene attribuito un'enorme importanza. E questa è un'osservazione neutrale, quindi non è un'osservazione che cerca conferma del proprio sentire, ma è un'osservazione che indaga in modo neutrale la realtà. Ebbene, questo ricercatore nel metafora, diciamo, della caccia al toro, comincia a vedere delle tracce del toro, quindi delle tracce della saggezza, e per farla breve, riesce, diciamo, ad avvicinarlo, riesce ad entrare in confidenza con il toro e alla fine riesce a identificarsi, diciamo, con esso. E una di queste formelle, appunto, è totalmente priva a quel punto di immagine, cioè praticamente una formella bianca oppure una formella cromatica, ma senza più la figura né del ricercatore, diciamo, né del toro. Quindi c'è una fusione sostanzialmente tra l'osservatore, diciamo, e l'osservato, e a quel punto naturalmente l'essere umano può fare anche lui la famosa scelta nella tradizione, diciamo, della caccia al toro buddista. La scelta è quella di tornare naturalmente in mezzo alla gente con uno stato di consapevolezza completamente diverso e naturalmente e quindi con la possibilità di realizzare questa dimensione bodhisattvica che è propria di chi ha capito come stanno le cose e non identificandosi più con il proprio piccolo io, ha la possibilità di ricongiungersi, diciamo, con il tutto, ma anche di servire autenticamente l'umanità. E credo che in questo momento c'è un gran bisogno anche di un approccio, diciamo, di questo genere. Molte volte la teosofia viene vista come qualcosa, diciamo, di astratto. Questa sera vorrei adesso affrontare, diciamo, alcuni piccoli ma significativi argomenti tendenti a condividere un concetto che non è così, che non è qualcosa di astratto, cioè nel momento in cui tu hai capito che c'è una complessità dentro di te e fuori di te, nel momento che hai capito che non ha nessun senso giudicare quello che tu hai davanti, perché comunque tu, essere umano, voglio dire, non hai tutti quegli elementi di giudizio che ti possono permettere a tua volta di essere giudicante rispetto alla realtà, ma che è molto più importante accettare la realtà e naturalmente perseguire il buono, il bello e il vero attraverso l'azione positiva e non attraverso l'azione negativa. Una volta che il principio dell'unità della vita
ti ha evidenziato che anche nella materia, anche a tutti i livelli di aggregazione della materia, c'è in realtà un principio spirituale in atto e che questo principio spirituale in atto è in grado, come dire, di portarci avanti, è in grado, come dire, di illuminare tutto il vivere dell'essere umano a qualsiasi livello di aggregazione della materia che ci sia, una volta che l'essere umano ha capito che la realtà non è una realtà manichea, che non è una realtà separata, diciamo, tra principi opposti esistenti in sé per sé, filosoficamente, quindi non c'è un dualismo, di tipo manicheo, non c'è. Dal punto di vista ontologico, voglio dire, non c'è una separazione tra spirito e materia, ma c'è una grande unità perché la materia comunque contiene l'intelligenza, contiene lo spirito. Una volta capito che la dimensione dell'avere e la dimensione dell'essere possono sicuramente coesistere, ma che esiste un ponte, una possibilità antacarana di passare da quella che è la dimensione più grossolana, diciamo, percepita dai sensi ordinari, a qualcosa di più importante, di più sottile, che si riferisce alla dimensione dell'essere, allora io credo che l'essere umano nella sua vita di ogni giorno, nella sua vita di sperimentatore, a quel punto ha delle enormi possibilità, ha delle grandi possibilità. Quindi a questo punto che cosa fare, diciamo, sulla base di questi elementi che sono stati finora evidenziati? E io credo che ci siano due elementi. Uno ha a che fare con noi stessi, e cioè con la nostra capacità di osservazione, quindi con la capacità di osservazione di noi stessi, dei nostri comportamenti. Perché molte volte noi reagiamo positivamente o negativamente ai nostri comportamenti e invece io credo che noi dobbiamo osservare questi comportamenti, perché soltanto attraverso l'osservazione dei nostri comportamenti noi possiamo veramente capire come questi comportamenti siano. E quindi noi dobbiamo analizzare le nostre azioni e dobbiamo anche valutarle, e dobbiamo essere capaci di misurare i nostri comportamenti, ma dobbiamo anche essere capaci di alcuni aspetti molto importanti, che hanno prima di tutto a che fare con la nostra capacità non soltanto di osservare noi stessi, ma di osservare anche gli altri, e quindi di percepire quelli che sono i temperamenti e i caratteri degli altri. Siamo tutti esattamente sulla stessa barca, non siamo su barche diverse. E quindi, ovviamente, se la nostra osservazione deve essere attenta nei confronti di noi stessi, questa osservazione deve essere altrettanto attenta nei confronti di tutti gli altri. Blavatsky, nella chiave della teosofia, chiave della teosofia è un libro importante, perché Blavatsky verso la fine della sua vita, dopo aver scritto le migliaia di pagine dell'Iside svelata, le centinaia di pagine della dottrina segreta, ha sentito negli ultimi anni della vita la necessità di fare, a mio modo di vedere, all'umanità due regali attraverso due libri. Uno è La chiave della teosofia, in cui attraverso un dialogo immaginario, diciamo, tra chi faceva le domande e chi dava le risposte, lei dava le risposte e sostanzialmente ci dice, ci enuclea quelli che sono i grandi principi della teosofia, della sua visione del mondo, della vita, della morte, dell'oltretomba, dei corpi, della reincarnazione, dell'evoluzione e così via. E
E dall'altro lato, appunto, l'altro grande regalo è la voce del silenzio. Ecco, teniamo presente che Blavatsky, le fonti, diciamo, autentiche del pensiero blavatskiano, fanno un diretto riferimento al libro dei precetti d'oro. Questo libro dei precetti d'oro è un libro presente in alcune lamasserie, diciamo, del Tibet, che mette insieme elementi buddisti con elementi pre-buddisti. Blavatsky, attraverso la sua relazione con alcuni Mahatma e attraverso naturalmente anche la sua visita in Tibet, porta in Occidente i contenuti di alcuni di questi frammenti. E noi questi frammenti li troviamo nelle stanze di Zian, di cui la dottrina segreta è il commentario. E naturalmente una parte di questi frammenti li troviamo anche nella Voce del Silenzio, che è un piccolo libro, e nella quale Blavatsky cerca di coniugare queste conoscenze con quello che potrebbe essere un vero e proprio percorso di liberazione da parte dell'essere umano, di un essere umano che osserva, di un essere umano che vuole scoprire in se stesso una dimensione, che è quel punto la dimensione dell'essere, e quindi questo è veramente un testo, diciamo, prezioso, uno di quei testi che uno può leggere varie volte nella sua vita in momenti diversi e su cui certamente troverà motivo di meditazione, di approfondimento. Nel primo dei due testi citati, La chiave della teosofia, Blavatsky fa una affermazione piuttosto radicale, ma è sempre bene tenere presente anche questo tipo, diciamo, di affermazione. Quando dice: ma la cosa ben ardua da mettere in pratica, perché la più importante di tutte, è la completa rinuncia alla propria personalità. Il che significa diventare assolutamente altruista, senza pensare mai a se stesso, dimenticando ogni senso di vanità e di orgoglio, solo preso dal pensiero del bene dei suoi simili. È un'affermazione, come dicevo, estremamente radicale, ma direi estremamente importante. Perché in realtà il fine, diciamo, della vita spirituale di ogni essere umano dovrebbe essere proprio questo, cioè quello di avere la capacità di andare oltre l'identificazione del nostro piccolo io per aprirci a una dimensione non soltanto di comprensione dell'altro, ma anche naturalmente di aiuto, ma anche di sostegno, ma anche di vivere comune con l'altro. Dov'è la divinità in tutto questo? Beh, dal punto di vista teosofico, la divinità è nella vita stessa. La divinità è in tutte le sue sfumature, in tutte le sue parti. Chiaramente, dal punto di vista teosofico, diciamo, la rappresentazione della divinità non è la divinità. Ma questo lo possiamo capire molto bene, abbiamo citato Jung prima. Se noi vediamo per esempio le molte espressioni anche nella nostra tradizione, nella nostra tradizione cattolica, ecco, teniamo presente che dal punto di vista teosofico c'è sempre il massimo rispetto nei confronti di tutte le tradizioni, non ci sono giudizi separativi, discriminanti nei confronti delle tradizioni. Naturalmente dal punto di vista teosofico si cerca di capire le cose, quindi se noi guardiamo la pluralità di espressioni che ci sono per esempio nella rappresentazione della Madonna nella tradizione cattolica, noi capiamo che questo può avere un diretto riferimento con l'archetipo della Madre del Mondo e naturalmente l'archetipo è uno, diciamo, e le forme di espressione sono tante. Quindi
l'aspetto della spiritualità è un aspetto pervasivo, un aspetto totalizzante. E qui ricorro ad una ulteriore citazione tratta da uno scritto di Jiddu Krishnamurti. Voi sapete che Jiddu Krishnamurti è stato un autore che ha scritto molto poco. Ci sono tantissimi libri su Jiddu Krishnamurti, ma sono la trascrizione delle sue conferenze, perché il messaggio di Krishnamurti è un messaggio essenzialmente, diciamo, orale. Però ha scritto alcuni frammenti, alcune poesie giovanili molto belle, ha scritto anche due testi, uno taccuino in italiano, diciamo, dico i titoli in italiano, un altro diario, e questi sono proprio, diciamo, di suo pugno. Alcuni momenti della sua vita ha scritto dei suoi pensieri. Ecco, da taccuino vorrei condividere con voi questa citazione, che ha a che fare con quello che abbiamo detto nell'ultima parte. Scrive Krishnamurti: il sacro non ha attributi, ma c'è una sacralità che non appartiene al pensiero, né a un sentimento suscitato dal pensiero. Essa non è riconoscibile dal pensiero, né può essere utilizzata da esso. Il pensiero non può formularla. Ma c'è una sacralità al di là anche del simbolo e della parola. Non è comunicabile, è una realtà. Questa sacralità non ha adoratore, l'osservatore che medita su di essa. Non è in commercio per essere comprata o per essere venduta. Come la bellezza e l'amore non può essere vista attraverso il suo opposto, perché non ha opposti. È un'affermazione molto, molto forte, molto bella, ed è l'affermazione di Jiddu Krishnamurti. Naturalmente Jiddu Krishnamurti ci ha lasciato queste pagine di cui abbiamo parlato, ma ci ha lasciato molte trascrizioni dei suoi discorsi, e tutto il suo dire è incentrato proprio su questa ricerca di una sacralità che però non può essere descritta, diciamo, dalle parole. Ma va detto, avviandomi, diciamo, alla conclusione, che la teosofia è una visione del mondo ottimista, ma è anche una visione del mondo che non fa sconti. Cioè, vedete, noi viviamo in una realtà in cui tutto sembra essere, come dire, in comunicazione, ma noi sappiamo che tutto è in comunicazione. Ma se noi osserviamo la realtà concreta in cui siamo immersi, c'è un continuo tentativo di manipolazione, di acquisto e di vendita, diciamo, delle cose, anche dal punto di vista spirituale. Ecco, l'approccio teosofico non è di questo tipo. Cioè, una persona che si avvicina alla teosofia non troverà mai nessuno che gli dirà quello che deve o non deve fare, né troverà, diciamo, corsi a pagamento, né troverà neanche le tavole della legge. L'approccio teosofico è un approccio in cui un essere umano prende in carico se stesso e decide, di fare una sperimentazione, che è una sperimentazione di cambiamento, che è una sperimentazione, naturalmente, che ci deve portare ad un diverso stadio di coscienza, è un diverso stadio di consapevolezza. È uno stadio di consapevolezza che non è separativo, e quindi qui non si tratta, come dire, di distinguere la realtà tra i bianchi, diciamo, e i neri, ma si tratta semplicemente di vedere la realtà nella sua complessità,
di avere la capacità di riconoscere i valori della spiritualità nella manifestazione e attraverso questa capacità di vedere questa suprema intelligenza che è in atto, fiorisce nell'essere umano un grande rispetto per gli altri esseri umani, ma anche per tutti gli altri regni, per tutti gli altri mondi, e quindi per il mondo degli animali, per il mondo dei vegetali, per il mondo degli animali e naturalmente anche per il mondo dei minerali. Ma attraverso questo sostanzialmente l'essere umano ha la possibilità di rinnovare un patto con la terra e di averne un enorme rispetto. E quindi, naturalmente, se voi mettete in fila tutte queste cose, ne esce una visione del mondo che è veramente diversa da quella che sono quelli che potremmo definire i valori dominanti, ma soprattutto che consegna all'essere umano una vera possibilità di affrancamento, una vera possibilità di diventare un essere che può servire l'umanità, naturalmente, a beneficio del bello, del buono e del vero, di platonica, diciamo, e neoplatonica, soprattutto memoria. Per questa sera io concludo qui, non senza ricordarvi che il 2 di dicembre ci sarà la terza serata e la dedicheremo alle proposizioni fondamentali della dottrina segreta, le tre proposizioni, diciamo, dell'antropogenesi e naturalmente ancora prima le tre proposizioni della cosmogenesi. Sono in sostanza, in estrema sintesi, diciamo, la rappresentazione di quello che è il pensiero teosofico, che però, come dicevo, non è un insieme, come dire, di tavole della legge, ma è un sistema vivente in cui, rapportandosi con esso, ciascun essere umano, lavorando su se stesso, prendendosi la responsabilità diretta e quindi attraverso non un pensiero di critica o di separazione rispetto agli altri, ma di condivisione, invece si assume le responsabilità del proprio vivere. Naturalmente abbiamo delle facoltà latenti meravigliose, ma non dobbiamo certo cadere in quello che potremmo definire il delirio di onnipotenza, dobbiamo rimanere estremamente utili perché la condizione dell'essere umano è una condizione precaria. E quindi come dire, è una situazione, una condizione in cui c'è anche la presenza della dimensione del dolore e della morte. E quindi la teosofia, lo vedremo la prossima volta, ha molto da dire da questo punto di vista, a conforto, diciamo, del pellegrino che voglia nella sua vita percorrere un sentiero, prendendosi la responsabilità di farlo e non delegando qualcun altro. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio molto Anna Tamburini Torre per avermi dato questa possibilità all'interno appunto dell'Università della Conoscenza e vi saluto e per chi vorrà poi potremo riprendere i nostri discorsi nella prossima volta, e il 2 di dicembre alle 21:30, sempre con questo collegamento. Buona serata a tutti.